Grazie. Sì, premetto che preferisco più fare che parlare, quindi per me sarà un po' difficile spiegare bene quello che ho in testa. Comunque, io sono il vicepresidente oramai della cooperativa L'Altro Mercato, uno dei soci fondatori. Noi siamo nati nel 2008 come cooperativa sociale di commercio ecosolidale. Nasciamo come cooperativa, diciamo, gemmata da una cooperativa più grande che si chiama Maria Cecilia, che è una cooperativa sociale di tipo A, che praticamente gestiva la bottega di via Italia 61 oramai da 10 anni. Siamo stati 3 soci della cooperativa, a Maria Cecilia appunto, a decidere di creare una cooperativa nuova, una cooperativa solo di commercio ecosolidale. È stata una, diciamo, da un certo punto di vista anche un po' un sogno, come dicevano prima anche gli altri relatori, ma dall'altra anche un salto nel buio, perché comunque creare una cooperativa solo di 3 persone, solo con una bottega di commercio consolidale, da un punto di vista economico, visto che si parla di re-economy, è comunque diciamo una cosa che può essere anche rischiosa, ecco. Però noi ci credevamo e abbiamo deciso di farlo, ecco. Avevamo sotto il sogno di crescere, di diventare più grandi e di dare gambe a delle idee che avevamo, ecco. Cosa che, stando all'interno di una cooperativa più grande, una cooperativa che comunque non si occupava solo di commercio consolidale ma anche di sociale, diventava più difficile, perché comunque bisognava stare, diciamo, dentro a delle logiche più grosse. Infatti, come cooperativa, appena nati, solo dopo circa 5-6 mesi, abbiamo avuto la possibilità di aprire un bar ecosolidale in riva, non so se lo conoscete, il Solletico Caffè, e questo è stato un altro salto, un altro tentativo, un altro rischio, perché comunque nessuno in Italia aveva creato un bar ecosolidale era riuscito a farlo funzionare. Noi siamo una cooperativa social di CTM Altro Mercato, che è, non so se la conoscete, è la più grossa cooperativa di importazione del commercio ecosolidale. All'interno ci sono circa 100 cooperative e già 2 o 3 a Milano, a Genova, hanno tentato di far nascere un bar ecosolidale e non erano tentativi falliti, ecco. Però noi avevamo un sogno, ecco. Infatti questa è proprio una delle parole chiave, no, che secondo me bisogna rimarcare: il sogno, sognare un qualcosa, ecco, e dare gambe a un sogno. Noi avevamo un sogno di far sì che tramite il bar, tramite il fatto di fare il caffè, quindi che la gente non solo venisse a comprare la bustina di caffè, di zucchero nella bottega, ma venisse anche a consumarlo all'interno del bar, a mangiare prodotti locali e ecosolidali, potessimo diffondere ancora di più il pensiero del commercio eco, i suoi valori, ecco. E infatti, insomma, siamo ancora qui, ecco. Non siamo morti, ecco. Siamo vivi, e questo ci ha portato poi ancora oltre, visto comunque l'esperienza che abbiamo maturato con il bar, a collaborare con la fondazione per l'apertura e la riapertura della caffetteria, appunto. Quindi io volevo, così, da questa esperienza, che magari è un po' schematica, frammentaria, tirare fuori alcune parole chiave della mia esperienza o della nostra esperienza, che secondo me, così, sono un po' dei cardini, ecco. E a parte appunto il discorso del sogno, secondo me l'altra cosa è l'innovazione, no? Secondo me essere imprenditori sociali, lavorare per una nuova economia, significa cercare di trovare nuove strade, di dare, provare
dei tentativi, tentare delle aprire delle cose che nessun altro ha fatto, ecco. Cioè io personalmente mi sento sempre, come dire, di andare avanti, di non fermarsi a dove sei, ma cercare sempre di fare qualcosa di più, anche se d'altra parte dopo un bel po' di tempo uno avrebbe voglia anche un attimino di sedersi e dire beh, adesso siamo arrivati qua, basta, insomma, cioè, lasciamo fare qualcun altro. E quindi questa è la prima parola chiave. Poi la seconda parola chiave secondo me è l'attenzione alla persona. Voglio dire, noi come cooperativa adesso siamo in 12 lavoratori, siamo partiti in 3 nel 2008, quindi però noi abbiamo sempre cercato di fare, come dire, di lavorare contro il precariato, di lavorare per una sicurezza sul lavoro, ecco, insomma, sicurezza intesa col fatto che se io lavoro in una situazione, cioè abbiamo un contratto vero, non una collaborazione occasionale o cose del genere. E anche questo comunque è una cosa che da un punto di vista economico spesso è un, come dire, non è così, come dire, è un rischio, cioè perché comunque contratti a tempo indeterminato, oggi come oggi, ti legano, se le cose vanno male diventa difficile gestire. E poi, sì, l'ultima parola chiave che volevo dire è quella del cambiamento, cioè tramite le cose che facciamo cambiare le logiche di quello che è le logiche di mercato, le logiche di quella che è la situazione attuale. Ecco, però una cosa, ecco, un'ultima cosa che volevo dire, che è importantissima, che già qualcuno ha accennato, però secondo me vale la pena rimarcare, è il discorso della rete. Nel senso che non possiamo pensare di vivere come noi, come cooperativa, io penso alla fondazione, ma penso a tutti quelli che si vogliono occupare di economia, di cambiamento, di lavorare da soli. Cioè, nel senso, se io penso all'esperienza prima della cooperativa Maria Cecilia, poi della cooperativa L'Altro Mercato, se fossimo stati da soli non saremmo andati da nessuna parte. E quindi comunque quello che ha fatto sì che crescessimo, che maturassimo, è stato anche il fatto di far parte di consorzi, di reti, di situazioni come questa dove ci si confronta, e questo è un valore che bisogna tenere, insomma, presente. Ecco. Io mi fermerei.